Però la riprenderemo nel senso che ci aiuterà a fare quello che vogliamo fare adesso. Cioè, io pensavo un po' anche su vostra richiesta, cioè Melania mi aveva fatto presente che voi siete in una fase un po' di progettazione su possibili percorsi partecipativi su questo territorio, giusto? E quindi la mia idea era quella di provare a lavorare in questa prima fase del pomeriggio in una sorta di mercato delle idee su possibili progetti che secondo voi potrebbero essere interessanti per la comunità e per l'amministrazione. No, nel senso che ce li inventiamo. Poi vediamo come ci si fa i soldi su questa cosa, che mi sembra un aspetto importante. Sa un po' di liquirizia ancora. No, io l'amo, sei te. No, lei boicottato. Quindi vi chiederei di fare una mini host, nel senso che non vi fa. Non vi fa. Non vi. Senza bombo, facciamo un host. No, facciamo una cosa tipo host, una sorta di mercato delle idee, dove vi chiedo a tutti voi, chi vuole ovviamente, di pensare a quale progetto potrebbe, su quale argomento, su quale struttura, luogo, servizio, quindi non immaginate solo sti scaloni, per favore, non ci fissiamo su sti scaloni. Anzi, ok, quindi possiamo anche farlo su altri luoghi. Però, e vi chiederei di scrivere su quei fogliettini, su quei post-it, insomma, dei possibili progetti. Ora io ho scritto per Ceglie perché, ma per il mondo, no, per il mondo no, legati reali, cioè legati reali, cose che si possono realizzare. Su cui secondo voi sarebbe interessante fare una progettazione. Dopo aver fatto questo mercato delle idee, vi chiederò di provare a fare una sorta di valutazione di fattibilità su questi progetti e, considerando che siamo pochi, la farei tutti insieme su tutto. Quindi, nel senso, voi scrivete, magari vediamo se ci sono dei doppioni. Insomma, non, lo facciamo su tutto e poi decidiamo domani su cosa lavoriamo. Può essere uno o più progetti, l'importante è che ci sia un gruppo di persone che lavora, cioè che non sia una cosa individuale. E proviamo a fare un progetto, a seguire tutte le fasi di progettazione su queste cose che voi proponete. Domani, se i progetti fossero di Ceglie, sarebbe, insomma, sul territorio ceglese, sarebbe bello fare una sorta anche di camminata lì, in questi luoghi, per fare anche una valutazione, come dire, del contesto, cioè fare una sorta di mappatura, di ricognizione su quali possono essere gli elementi che ci servono per appunto, fare delle interviste, vedere quali sono i negozi intorno, se ci sono case, se è un luogo invece di residenza estiva, se ci sono uffici, se ci sono luoghi di aggregazione pubblica, insomma, cose di questo tipo. Facciamo una sorta di lavoro di contesto, di. C'è sonno? Non lo dirò perché sei 600 scaloni.
Puoi scriverlo, ne hai facoltà. Quindi pensate un attimo, prendetevi il vostro tempo e scrivete su uno di quei post-it. Solo Sì, uno a testa al uno? Uno a massimo. testa, Sì, faccio devi ottimizzare le energie, please. Sto diventando la migliore amica di Ilaria. No, per Celi è più facile se domani vogliamo andare a fare un po' di... E soprattutto perché la maggior parte di voi sono celiesi e quindi anche... Ah No, no. siamo a metà, 1, 2, 3, Ah, ok, 4, siete a 1, metà. 2, 3. Ok. Cloud Lab. Sì, ve lo spiego. Non vi copiate le idee. Dite, cioè, fate una valutazione dal vostro punto di vista, quale può essere un progetto che ha una rilevanza in questo territorio. Chissà che cosa scriverà Melania. Sì, voi siete proprio zero partecipativi. Avete già deciso tutto. Sì. Ma questo si può fare ovunque, anche a Milano, anzi. Che ho scritto? Mica la mia. Mica. Può anche esserci un doppione. Mi frulla da un sacco di tempo. Ti stupisco ancora ogni tanto. Nonostante 7 anni di matrimonio, riesco ancora a stupire. Qualcuno fa facilitazione visuale? L'abbiamo fatta con... Sì, no, lo so, ma ora la vuole fare? Ma quello guardalo, lo faccio presto. Ho fatto così io. Puoi prendere anche direttamente un post-it, così non c'è bisogno di usare lo scotch. Vabbè, uguale. Però c'è quell'altra che non ti piace. La vado a prendere.
La riempio, aspetta. Che donna. Ah, la torta di Francesco. Questi sono buonissimi. Sono caralli, ma dolci. Dolci. Ah, sì, sì, li conosco buonissimi. Comunque buona, pensavo che sono. Non ho detto mai ora. Sì, l'ho visto. Latte e non mettermi da parte. Cosa? Sto rifacendo l'acqua per aggiungerla a questa fa. Sì, ora è diventata un po' forte. Ci ho messo un po' d'acquetta. Questa crostata è veramente buona. Io sulle cose vegane ho un po' meno, sono un po' scettica. No, invece per me è perfetta questa. Perfetta. Ora vado a riprendere. Allora, Melania, dici che cosa... C'è un... Posso usare un foglio? Allora, dopo sì, che forse dovrei attaccare lì? No. No. Partiamo di qua al pannello. C'è... Ah, possiamo portare uno dei pannelli grandi, ma le sì. Ci hanno invitato di portare in cui sono... Non prendere il primo, però. Quello che dirà. Questo è rotto. Questo? Fogli? Questi li vuoi? Tutti e due bianchi? Cioè con un... Sono di remo però, ma sono sì, bianchi. È quello dietro. Sono tutti diversi? Li avete letti? Accorpati. Mettiamone un po' di piccoli. Sì. Sì, allora io ti guarda, farei così. Ti prendi uno di questi, su due io scrivo. Sì, io mi metto qui in fondo e faccio. Esatto, se ne attacca un altro sì. E te fai i disegni di tutti su uno, così è carino. Sì. Ci provo. Si fa anche scenografico, guarda. È una cosina bellina. Ah, ho perso la possibilità. Ok.
Quello? Vabbè, ma ci deve servire come traccia. Non ti... Te la dico io, insomma, non ti preoccupare. Come si fa a riaprire la chiavetta? Allora, devi andare, lo sai, in basso? No, c'è cioè, tipo in basso a sinistra o tipo una specie di scaffaletto. Quello si fa. Poi qua c'hai, smelli quella mappa, perché vai, cliccaci e ti... Questo la spacca. Allora, chi inizia? No, io dopo, perché prima ora provo a disegnare. Pronto. Funziona? Funziona? Vado? Sì. Il mio progetto si chiama 100 Scaloon. 100 scaloni di ceglie. Diventerà un film. Dopo 100 passi, 100 scaloni. Sulla Sacra Corona Unita. Allora, il recupero, la sistemazione dei 100 scaloni, che è questo posto che sta proprio nel cuore di Ceglie, che collega il centro di Ceglie con la stazione, più o meno. Potrebbe collegare con la stazione, perché per adesso finisce praticamente in mezzo a una strada ad alta densità di traffico, quindi rischi la vita a fare i 100 scaloni, però potrebbe diventare un importante collegamento a piedi dalla stazione alla città vecchia, e in più potrebbe diventare sotto un parcheggio, si potrebbe creare dei parcheggi per quando ci sono tutte le iniziative, le manifestazioni a Ceglie, far parcheggiare giù. Sto parlando troppo? No. Scusami, ho fatto facilitazione mentale. Ah, certo. Quindi, poi insomma, sono un posto che da quando stiamo qui a Ceglie abbiamo avvertito che è un posto particolarmente caro ai ceglesi, rappresentativo, e anche l'amministrazione ci ha in qualche modo detto così in maniera non proprio ufficiale, però che gli piacerebbe che noi lavorassimo su quello spazio lì. Ok, quindi il problema qual è esattamente? Il problema è che vanno riqualificati, mancano le luci, sì, sono un po' abbandonate, diciamo così, rischi di cadere, perché comunque dissestati, mancano le luci, finiscono sulla strada e quindi pericolosi. Quindi una riqualificazione strutturale? Sì. Ok. Estetica anche. Sociale? Cioè, diciamo... Anche, nel senso che valorizzandoli potrebbero diventare una risorsa. Ma anche... lo sono stati in passato? Te dicevi che sono un luogo identitario? Credo di sì, cioè sicuramente sì, sono molto antichi e ci sono delle storie, dei racconti, comunque insomma... Che voi avete già Ma giusto così, in realtà ne parlavamo l'altro giorno e qualcuno ha dato questa spiegazione, anche se non è ceglese, ma che è risultata plausibile a tutti, che probabilmente collegavano la città vecchia
ai campi dei Ciegliesi, quelli proprio vicino alla città, dei campi di tutti i giorni, diciamo, dove probabilmente avevano gli orti, e quindi si immagina che abbiano avuto questa funzione, però non abbiamo intervistato nessuno a Ceglie sulla storia. Ok, va bene, facciamo prima l'oggetto di tutti. Chi tocca? Sì, anche io pensavo che mi... Ah, Ilaria si è alzata, pensavo stesse venendo qui. No, io ho scritto una cosa che si chiama Pasta Milarte, perché dove abito io, penso però che capiti anche a Ceglie, tantissime persone che hanno fatto anche i contadini, no? Prima c'era una Pasta Milarte. Pasta Milarte. Cioè, mentre fino a 10-15 anni fa chi faceva l'impiegato, l'operaio, riusciva a fare anche il contadino e portava avanti quei piccoli terreni che aveva, adesso invece... con purtroppo la morte di queste persone, i figli non riescono più a gestire le campagne, per cui si sta creando un fenomeno di accorpamento di terreni che sono vicini, affidati a una sola persona che spesso utilizza tecniche molto invasive. E invece pensavamo sarebbe bello e interessante far nascere una cooperativa con disoccupati, migranti che stanno già lavorando nelle campagne, però trasferire anche le competenze, no? Tipo come si pota un albero, come si seguono i lavori in campagna, perché diciamo che le persone esperte in questo settore in questo momento sono molto anziani, per cui non hanno la paura di perdere il lavoro, mentre qualche anno fa erano molto attaccati, trasferivano con molta difficoltà le loro capacità, le loro competenze. In questo momento, siccome non lavorano più, magari sarebbero anche felici di spiegare come si fa una potatura, come si segue un vigneto. Ok, l'oggetto di questo percorso qual è allora? Anzi, qual è il problema? Diciamo? Il problema sono le terre che cominciano ad essere abbandonate, quindi è che potrebbero invece continuare ad essere coltivate da... La coltivazione di piccoli appezzamenti di terreno, che sono vigneti o uliveti, però più il vigneto, perché il vigneto ha bisogno di molte più cure rispetto a un uliveto. Ok. Coltivazione terreni, come si dice, scollegati, no? E sono... Sì, alcuni si trovano vicini, altri si trovano, però... Vabbè, quantomeno fare coltivazione terreni. Sì. Con trasferimento di capacità, però io ho potato una volta la vigna, però se partecipassi a un corso del genere dove mi possono rispiegare meglio in quali periodi si fa che cosa, cioè riappropriarsi di una cultura contadina comunque che noi abbiamo. Delle linee rettissime. Allora, il post che ho scritto io è quello di cui abbiamo parlato anche stamattina, quindi una mappatura, diciamo un monitoraggio riferito però al centro di Taranto, quindi dei luoghi e dei contenitori, diciamo degli edifici dismessi e in stato di abbandono, sia nel centro storico sia nel borgo. Quindi l'obiettivo sarebbe appunto avere questa grossa banca dati che potrebbe avere come obiettivo una, diciamo, una duplice funzione. Innanzitutto il beneficio di dare la possibilità al comune di avere contezza di quello che c'è di disponibile in città, per esempio farlo utilizzare all'associazione del territorio, comunque anche volendo alle microimprese, alle start-up giovanili che nascono e che hanno bisogno di luoghi per cominciare le loro attività. E da noi questo è un problema cronico, che c'è una carenza di spazi assolutamente atavica. E il secondo obiettivo sarebbe quello di arrestare il consumo di suolo e la cementificazione della città verso oriente, quindi l'allungamento della periferia, andando a recuperare quello che invece si è spopolato, che sono appunto la città vecchia e il borgo umbertino. Quindi mappare e usare? Sì, mappare e riusare i luoghi dismessi, luoghi ed edifici. Ok.
Sì. Vuoi fare la fabbrica? No, sì, come si chiamava il progetto? Non le ha dato niente. Mappatura censimento. Solo Angela aveva dato un titolo, passami l'arte. Vai. Allora, io ho pensato dei laboratori barra feste, ho scritto, sul consumo consapevole. Perché proprio prima si parlava del fatto che qui in Puglia, ad esempio, io faccio fatica a cercare cose sane che magari riuscivo a trovare a Pisa, però questo secondo me accade perché Dove? a Pisa abitavo Ah. prima e vedo che la gente ha, cioè, non ha alternativa, cioè non conosce neanche il fatto che si possa coltivare in maniera diversa, che ci siano cibi diversi e quindi promuovere, non saprei come definirla, però promuovere una consapevolezza rispetto al cibo sano. E questo lo dico perché, insomma, sto frequentando le persone che vorrebbero aprire una cooperativa agricola con nuovi sistemi di agricoltura e mi rendo conto che però se non c'è, come dire, una consapevolezza, non rischia di essere tutto uguale, insomma. Ok. Chi manca? Ilaria e Francesca. Ah, anche te. Allora, il titolo è All'insù in periferia. Cioè, All'insù è un progetto della residenza teatrale di Celia Messapica che ormai da 4 anni ha creato questo spettacolo che è modulare, per cui si può fare tutto, fare dei pezzi in base anche al budget disponibile, che funziona, si chiama All'insù perché tutto lo spettacolo è svolto dai balconi, dai tetti, dai campanili, insomma, di solito si fa nei centri storici per valorizzare gli edifici storici. E l'idea invece con Comunitazione è quella di prendere questo All'insù, che è uno spettacolo che valorizza l'edificio dove viene fatto, e portarlo nelle periferie, in quegli edifici che tendenzialmente le persone vedono come brutti. Per cui fai un doppio lavoro. Porti il teatro, l'arte, le forme artistiche in periferia dove di solito è difficile trovarle. Quindi sposti il pubblico dal centro storico alla periferia. E quindi per un momento i riflettori sono sulla parte dimenticata della città. E poi è un modo nuovo per chi vive in quei luoghi di vedere il proprio palazzo, perché se per una sera il tuo palazzo con le luci, con le scenografie, con gli attori che si affacciano ai balconi diventa bellissimo, sicuramente il punto di vista cambia. Quindi l'idea è quella di far coincidere questi due lavori, il lavoro teatrale e il lavoro sul quartiere, per cui far partire per esempio un processo partecipato sul quartiere da questa cosa qua, cioè da uno spettacolo all'insù e poi appunto, perché il giochino è che per poter fare lo spettacolo dal balcone devo entrare in casa della signora e quindi si crea una relazione tra l'attore, il regista, il tecnico, il fonico e la signora che vive in quel palazzo, che può essere di 5 minuti, come spesso accade quando fai all'insù nei palazzi storici, ma invece lì può essere il seme di creare tutto un lavoro col quartiere se lo fai in periferia. Ok, io ho scritto teatro in periferia per cambiare punto di vista. Sì, va bene. Teatro beh, è un'altra forma, molto simile. Sì, Molto figa è questa molto cosa. simile. Io parlo dell'All'insù perché è un prodotto che già esiste, che usiamo noi, io lavoro anche a teatro, per cui sarebbe veramente così, cioè esistono già le due cose, le metti insieme. Mancano due, vero? Te e Alessandro e Francesco. Ho anche preso le misure giuste, però. Vai. Allora, io propongo degli orti urbani. Dove
visto che si è preso in considerazione i 100 scaloni, si potrebbero utilizzare i terrazzamenti che sono a destra e a sinistra degli scaloni. Lì c'è sia un pezzo pubblico che tanti terreni privati che non sembrano usati da nessuno, quindi sarebbe bello prendere tutto tramite comodato d'uso e poi chiedendo quella parte pubblica a chi è responsabile di quella parte lì. E acceglie quindi. Sì, e lo farei con la finalità di creare consapevolezza su come coltivare il cibo senza alcun tipo di prodotti chimici e quindi promuovere la vecchia cultura del cibo, di come si faceva un tempo quando queste cose non esistevano. Un tempo quando si parla, ora dice dei nonni, i nostri nonni che coltivavano, ci tiravano valanghe di diserbanti, sì. Diciamo quando non c'era ancora niente. Sì, quando non c'era ancora niente. Ma anche fare un frutteto in una piccola parte per portare fuori queste conoscenze che adesso sono un po' promosse dalla permacultura e dallo studio di come rendere più sostenibile la vita. Ok. Zitto, guarda. Brava Ella, un applauso alla Melania. È fighissimo. Di Taranto, perché ero lì che pensavo che non so come è fatto Taranto dall'alto, volevo fare il... Sembra Istanbul. Infatti, ho fatto la moschea. Vogliamo portare le cose che sono di là qui. Perché mi sembra che... Ma io sono pienamente d'accordo nel canale di Zoom. E mi piacerebbe averli a portata di mano, visto. Quindi manco io e basta? Sì. Allora, io vedo e poi qualcuno me lo disegna. Ma voi avete usato il microfono? Sì. Ah, te me lo dice, brava Francesca, è brava a disegnare. Ho fatto un bambino alla fine, sulla consapevolezza del cibo è venuto fuori un bambino che guarda due piatti. Vero? Vedi? Grande. Quindi posso parlare del mio progetto? Allora, passiamo avanti. Scusate. No, il mio progetto è bellissimo. Allora, il mio... No, perché il mio progetto è simile a quello di Laria, perché comunque... Nel senso, perché lavoriamo insieme. Cioè, sembra che abbiamo due cervelli separati, ma sono uniti. No, l'idea è quella di fare una caccia al tesoro partecipativa. O partecipata, cioè che ha come scopo quello, e quindi di farlo a Ceglie, ma va bene farlo in qualunque tipo, in qualunque borgo storico, perché l'idea è quella di c'è tutta una parte organizzativa della caccia al tesoro che fatta di interviste per capire quali possono essere i luoghi da rivitalizzare nel centro storico e poi con gli abitanti per andare a riscoprire questi posti insieme, e può essere una cosa combinata con il teatro, perché per esempio ci possono essere degli attori piuttosto che anche dei personaggi un po' tipici della zona, che sono quelli che danno gli indizi, capito? Quindi per esempio
E non è che soltanto per andare da un posto all'altro, ma anche per scoprire alcune tipicità di un posto. Per esempio qui a Celle c'è il biscotto cellese, che è prodotto slow food, no? Presidio slow food. E l'idea potrebbe essere: una delle prove porta 10 tipi diversi di biscotti cellesi. Capito? Tanto e se quindi... nazionale da mangiare non ci viene nessuno. Esatto. 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 Facciamolo sui prodotti del territorio, non solo prodotti e luoghi, cioè, capito? Perché sennò che palle, si parla sempre solo di mangiare. Esatto, ma infatti questa cosa è pensata proprio per fare una specie di mappatura sul territorio, sia prima e poi per far conoscere la mappatura alle persone che ci abitano o cioè, può essere fatta anche per i turisti, ma è bella anche per chi ci vive. Capito? Riscoprire il territorio e... attraverso il gioco. Scoprire il territorio e mi viene da dire anche le sue, cioè, limiti e potenzialità, no? Cioè, punti forza e punti di debolezza attraverso... Sì, cioè lo scopo è quello, capito? Che passa attraverso il gioco, però lo scopo... Esatto, esatto. Sì. Ok. Guarda lì che mappa del tesoro si è fatta. No, no, ora ve li smonto tutti. No, no, scusate, scherzo molto, è che lei me l'ha detto, devi aiutare a non andare troppo così. No, secondo me sì, sono tutti molto interessanti. La cosa che mi fa un po', che mi colpisce molto è il fatto che io vi ho chiesto di pensare a progetti del territorio e voi mi avete detto quasi tutte cose che possono essere fatte ovunque, a parte gli scaloni. No, però legati al territorio voleva dire, ma non perché avete sbagliato, però mi fa pensare al fatto che forse non c'è un qualcosa su cui voi avete già, a parte gli scaloni famosissimi, su cui voi avete già fatto una riflessione o che è qualcosa di particolarmente ricorrente, che sapete che c'è bisogno di fare, cioè, capito? Perché se ci fosse stato un 100 scaloni anche a casa vostra, probabilmente l'avreste detto, oppure non c'è, ma non lo ritenete così importante da renderlo protagonista di qualcosa che in realtà cioè, veramente, a parte questa cosa della passami l'arte, lo potrei fare in Toscana, la mappatura dei luoghi dismessi, idem, i laboratori effetti sul consumo consapevole, assolutamente, all'unsumo in periferia anche, urbani, ovunque, e la caccia al tesoro ovunque, l'unico che ha un luogo a cui si sa che ha una specificità, per cui per esempio io in realtà questa domanda qui non è risposta, non è la domanda da cui dovrebbe partire questo tipo di risposte, qui potrebbe essere, dice, qual è il tema, non è qual è il problema, diciamo che il problema è molto generale su tutto, c'è un bisogno generale a cui voi pensate che sia necessario dare un tipo di risposta. Questo per dire cosa? Come si diceva stamattina, bisogna lavorare molto sull'esigenza. Cioè, se voi ritenete che questo possa essere una cosa interessante e potenzialmente importante per un luogo, siccome è un qualcosa di molto generico e non riferito a un tema specifico, dovete accertarvene molto, nel senso, se volete costruirci sopra un percorso.
perché per costruirci un percorso dovete interessare attori che probabilmente il vostro tipo di bisogno non se lo sono mai posti. Prego. No, infatti era questo che mi viene in mente, ad esempio il discorso del consumo consapevole. Vabbè, a parte che l'agricoltura è una risorsa qui in Puglia, che le terre sono abbandonate, via dicendo, però è proprio un discorso ambientale, e siccome non c'è la cultura, non viene percepita l'esigenza del fatto che un'agricoltura differente dà tanto una mano all'ambiente, non c'è questa certo. consapevolezza. Quindi ecco, io lo sento magari per miei percorsi personali, però mi rendo conto che la cittadinanza non è cosciente, ed è per questo che sento questo scarto. E quindi sì, è differente da quello che dici tu, perché non solo sono, cioè, non che non sia reale come bisogno, però è distante da quello più prossimo alla quotidianità di... No, la cosa secondo me, cioè quello che noi dobbiamo fare secondo me in questi due, un giorno e mezzo che abbiamo a disposizione, è focalizzare l'attenzione su qualcosa che realmente avrà un possibile sviluppo. E quindi ora noi ci facciamo questa valutazione su tutti i progetti che voi avete proposto, però io poi vi chiederò di concentrarci su uno, al massimo due, perché poi domani io vorrei lavorare a gruppi almeno di 3 persone, se voi siete 6 non si può lavorare ognuno sul suo, se no non ci si... Per cui la cosa migliore, se siamo in 6, è lavorare su uno, che decidiamo che può essere quello su cui ci concentriamo e usiamo le energie, o due al massimo. Comunque questo è... Rispetto a questo, mi viene una riflessione che non so se c'entra al punto o non c'entra per niente, però appunto lo chiedo a te. Falla. Che è questa, cioè per dire, quello che sembra più realistico è che quello dei 100 scaloni, anche questo è un progetto totalmente che parte da, cioè, no, però diciamo, non c'è un committente e non c'è, noi non siamo sicuri che ci sia una reale voglia, bisogno, se ne parla, perché se ne parla i 100 scaloni, come si può parlare della Chiesa Madre. Se ne parla. In giro. In giro. No, però noi non abbiamo mai fatto uno studio effettivo sul fatto... Però è una cosa di cui se ne parla. Io è una cosa di cui se ne parla, ma nemmeno troppo. Allora, la mia domanda è, rispetto a quello che esce qua, può essere la riflessione sul fatto che, quello che ci dicevi stamattina, in qualche modo tu vieni da luoghi dove... della partecipazione, di progetti legati alla partecipazione, di un modo di intendere la progettualità... Ci si fa una riflessione da anni, c'è addirittura una legge. Vabbè, magari anche in Puglia dei laboratori di partecipazione. Sì, però in Puglia in realtà il boom è adesso, cioè non c'è una pratica alla partecipazione, non c'è un'abitudine alla partecipazione in primis tra le persone, quindi molto spesso ci sono i lavoratori, i professionisti della partecipazione, ma manca tutta la parterre della partecipazione, che sono i cittadini, cioè molti... Però quello, quello lo costruisci te. Appunto, quello che dico, probabilmente c'è bisogno all'inizio di far scattare un bisogno alla partecipazione, al pensare che di certi problemi o di certi spazi te ne puoi prendere cura e puoi dire io ho bisogno che questo luogo torni a vivere, no? In qualche modo... Quello che mi viene da riflettere è che vedendo tutti questi progetti o tutte queste idee di progetto è proprio quella che siamo allo stadio prima, cioè siamo allo stadio in cui devi far uscire il bisogno dalle persone. Quando noi siamo andati a lavorare sul quartiere, l'inizio è stato quello, ci siamo resi conto di quello, cioè di come le persone non sono abituate a pensare... che possono pensare, che possono dire io ho bisogno di questo, cioè prima di fargli dire qual è il tuo bisogno, qual è il tuo sogno rispetto a questo spazio, e c'è stato un lavoro da poter fare, non è automatico, quindi mi riesce difficile, tant'è vero che non accade ancora così frequentemente in Puglia il fatto che il bisogno venga da chi vive il luogo, da chi vive quello spazio, che qualcuno, non esistono i comitati di quartiere, per dirla proprio in due parole, quindi è difficile
se non qualche singolo illuminato, che sì, il problema esca e quindi un comunica, ok, in quel quartiere c'è questo problema, facciamolo, cerchiamo di risolverlo in maniera partecipata o... No, è verissimo, per risponderti è vero quello che vuoi, però per esempio in Toscana, che siamo molto partecipativi, esistono solo comitati contro qualcosa, quindi non è particolarmente partecipativo come atteggiamento. Ecco, cioè l'atteggiamento in realtà generale è che c'è un problema e io faccio un comitato per o difendere un luogo o contro la discarica o contro... sì, oppure contro una cosa che fa il comune che non piace, contro il quartiere X o contro la moschea o contro... Quindi in realtà quello che diciamo è un po' il nostro ruolo è quello di far emergere il bisogno nel modo giusto, quindi rendere il problema una domanda da porsi e non una soluzione data. E questo secondo me è più difficile farlo con le amministrazioni che con i cittadini. Cioè, alla fine, uno degli interlocutori maggiori che si hanno quando si fa lavori di progettazione partecipata o di partecipazione in generale su diciamo politiche pubbliche o luoghi o cose di questo tipo sono le amministrazioni, perché sono quelle che poi le fanno le politiche, quelle che spendono i soldi per realizzare gli interventi. E quello è più difficile, credo che è più difficile, sono più difficile da sensibilizzare, però diciamo che già l'iniziativa che voi avete fatto sul quartiere è un'iniziativa che gli ha dato la possibilità di capire le potenzialità di un del coinvolgimento. Sì, lo capisco. No, ma infatti non sono i cittadini, è l'amministrazione, cioè quando noi abbiamo fatto il lavoro al Cotone, appunto, però quando il comune ci aveva affidato l'incarico, non per fare, te non hai visto il video di stamattina, tu l'hai visto, sì, vero? Ho fatto vedere un lavoro che abbiamo fatto in un quartiere operaio di Piombino. Lì il comune ci aveva dato l'incarico di fare un lavoro sul PIUS, quindi cioè sugli interventi che sarebbero dovuti essere realizzati sul territorio di interesse pubblico, e quindi questo centro civico in questo quartiere noi dovevamo trovare il modo di inserirlo nel miglior modo possibile. È un centro civico di aggregazione che doveva essere infilato in questo quartiere, alto rischio di disgregazione, con un sacco di problemi di fronte alla fabbrica, eccetera. Alla fine noi abbiamo fatto un lavoro completamente diverso, non abbiamo fatto il lavoro sul centro civico, perché poi il centro civico manco l'hanno finito, però abbiamo declinato il bisogno dell'amministrazione, che era: guarda, c'ho da mettere questa roba qui che non se la vuole nessuno, anzi mi fanno la guerra, e scusami, ho continuato anche se... E quindi in realtà abbiamo noi tradotto il bisogno all'amministrazione, dandogli degli strumenti diversi rispetto a quelli che utilizzano di solito e che sono spesso, come dire, poco stimolanti per creare poi, diciamo, delle situazioni aggregative, di comunità, ma invece di solito mettono posizione contro posizione. Comunque, andiamo avanti. Allora, proviamo a vedere come sono queste cose. Su chi impatta? Su chi impattano questi... Cioè, se dobbiamo dare, come dire, una risposta e vedere a chi interessa, a chi coinvolge, a chi può interessare,
questo tipo di progetto, 100 scaloni. Lo dovete dire voi, eh? In generale i cittadini. Sì. Cittadini e anche per esempio gente che viene, che ne so, pendolari, che quindi per il collegamento, infrastrutture, quindi lavoratori, studenti. Poi? Turisti. Poi l'amministrazione. Sì. Amministrazione. In generale, cioè, nel senso, per esempio, il fatto che ci sia un luogo attrattivo turistico in più impatta anche chi fa commercio, cioè, nel senso, comunque nel centro, dato che commercianti del centro. Cioè nel senso, come ci sono i turisti, allora vuol dire che porta più. Altri? Giovani? Sì, cioè, dipende ovviamente. Categorie di questo tipo, no? Sì, mi viene in mente. Sì, per esempio il fatto che possa essere pensata una rivalutazione dello spazio anche pensando a un luogo per i giovani, sì. Perché per esempio, sì, i ragazzi del muretto. Dello scalone. Gli amanti che si vanno a infrascare. Le oppiette. Beh, anche gli anziani, se nel caso in cui venisse fatto. Gli anziani non lo so. Ne fanno 5. Se non hanno la macchina, non sì, fanno più volentieri gli anziani che i giovani gli scalini, fidati. No, dipende. Vabbè, mettiamoli tipo come categorie da come fruitori di eventuali cose che. Basta? Passami l'arte, quali sono i. Dove vive un piccolo gruppo di migranti, loro già sono impegnati nella lavorazione della terra, per cui anche loro, poi lavorando queste terre si potrebbero anche produrre altri prodotti, no? Per cui, che ne so, la cantina sociale per il vino, il frantoio per le olive, perché invece che essere abbandonati sarebbero continuati a. Attori economici. Sì. Se si fa questo discorso della filiera corta e quindi produrre non solo vigneto e uliveto come era fino a un po' di anni fa, ma anche incentivare, che ne so, gli ortaggi, la frutta, no? Attori per fare un discorso. Manca qualcun altro? Gli amministratori magari se vogliono, chiamiamoli, dai. Concesso. La natura? Ma sembri la mia nonna, lo sai cos'era la natura per la mia nonna, vero? No, non la possiamo utilizzare come attore su cui grava e impatta. Però ce la metto perché sei te, guarda. Fra parentesi.
poi? Per la mappatura sicuramente, vabbè, gli amministratori ovviamente, visto che sono, come dicevamo, e, ovviamente le associazioni, quindi in generale il terzo settore, e le start-up, e la cittadinanza in generale, quelli, soprattutto i residenti dei quartieri, quindi i due quartieri più interessanti. I proprietari dei fondi? Proprietari che sono misti, in alcuni casi è pubblico e in altri privati. Sì, però metterei prima proprietari. Proprietari, sì, e residenti dei quartieri. E turisti ovviamente, anche i turisti, perché un quartiere riqualificato attrae sicuramente più flussi turistici. Anche volendo i tecnici di settore, sì, i professionisti, anche le categorie economiche, sì. Le categorie associazioni datoriali, categorie, sì, professionali. Turisti e turismo facciamo, sì. Cioè terzo settore. Ok. Allora, a me viene a pensare gli imprenditori agricoli. Sì. E poi, siccome la mia è una fissa sulla salute, a me, io in primis mi viene famiglie. Parliamo del concetto di famiglia. Lo so che è grande. Lo so che è grande, però... Siccome, allora, io vorrei innescare sto bisogno, siccome le mamme sono fissate con la salute dei bambini, però non stanno attenti a cosa mangiano, molte volte perché non hanno proprio consapevolezza, per cui so come, cioè vanno in farmacia, comprano 300 milioni di cose, però... Ma possiamo parlare di cittadini? Sì. Parliamo di cittadini. Parliamo di cittadini. Però te vuoi spaccare il microfono sulla testa delle mamme e danno... Perché è un discorso di salute. Cittadini. Cittadini. Barra. Sì, ma forse perché magari spendono anche molto, laddove possono. Sì, le scuole. Oh, bravi. Sì. Mai preceduto, le scuole... Sì, le scuole assolutamente. Sì, però diciamo, questi sono i cittadini in generale, però diciamo le scuole sono agenzie formative che hanno... Cioè che fanno già dei percorsi comunque sull'educazione alimentare. Secondo me qui sono i primi attori, l'amministrazione in questo senso, anche per promuovere politiche di un certo tipo. Anche perché a livello europeo fanno finanziamenti rispetto a questo? No, cioè, solo che non se ne sa niente, parte dall'alto ma poi quando arriva in basso. Poi? Incendiamo le farmacie. Associazioni? Associazioni... Cioè, te vuoi fare laboratori e feste? Ma sì, perché secondo me, cioè, lì sarebbe proprio un percorso intero da poter fare. Io non so da dove iniziare. Perché se ne potrebbero fare tante. Ora ho iniziato a pensare alle scuole, sicuramente. Feste, nel senso che magari... se c'è un'azienda agricola che ha iniziato a produrre questo, che ne so, va alle varie feste su, non lo so, di slow food, non so come si chiamano, e promuove questo tipo di consapevolezza. Oppure è proprio una festa sul cibo sano. Però questo si può fare, insomma, se... Vabbè, ci sono ora amministrazioni. Ci pensiamo dopo a che cos'è, ma ora proprio di... Gli attori. Sì.
coinvolti. Su chi impatta? Imprenditori agricoli. Beh, ma anche non solo imprenditori. Contadini. Vabbè, insomma, in quel senso. Era generico, insomma. Associazioni, categorie. Vai, l'accendiamo. Commerciali, vende, facile, supermercato. Facile. Facile. No, però magari facile dire. Sotto casa, non parlo della porta. In realtà in Toscana c'è una grande questione sulla COP che stanno strozzando i grelli agricoltori. Sì, no, vabbè, però ci stanno avvenendo dei cambiamenti all'interno di alcuni. Magari mettiamo piccoli commercianti, cioè parte dal locale. No, no, ma si può mettere anche la. È che diciamo. Impattare con un lavoro di collaboratori e feste su un supermercato, su una catena di mi sembra un po' difficile. Puoi impattare di più su piccolo commercio, cioè su i commercianti che appunto magari fanno parte della tua rete e che sensibilizzi facendo delle attività e magari facendole insieme a loro, magari facendo i laboratori proprio nei loro negozi, capito? Ecco, bravo, i ristoratori, il ristorante a chilometro zero, che qui ancora non sanno granché che significa. Sì, 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 le scuole in primis sicuramente. Assolutamente. Ok, all'insù. Ah, all'insù, beh, i cittadini, in primis quelli del quartiere dove si farà l'evento, l'amministrazione, sì, anche il turismo. Turismo, il turista, in periferia? Sì, infatti. Beh, però se lo fai d'estate. Alla larga. Che poi però la prima dice, vabbè, si può mettere i piccoli commercianti di quel quartiere lì, perché no? Potrebbero essere promotori. Ma parliamo del fatto che, cioè, tipo, attori come il teatro, cioè attori più legati a questo tipo di. Teatro, la scuola, le scuole, cioè il fatto di. Ah, scusate, commercio. Ci siamo? Orti urbani. Allora, i cittadini.
Le amministrazioni? Le scuole? I contadini? Giovani in generale per fare una formazione di tipo sbocco lavorativo. Centri anziani? Anziani anche, sì. E anche, sì, si potrebbe includere categorie svantaggiate. Tipo? Tipo, cioè, a Ceglie ci sono centri diurni dove c'è gente che ha problemi psichiatrici. Ok. Io, beh, cittadini, amministrazioni, turismo, turisti e turismo, associazioni. Cioè, perché io me l'immagino proprio partecipata, capito, con tutti i commercianti. E, beh, la natura. Stavo per dire la famiglia, le famiglie. No, cioè, come categorie penso che sì, per esempio le famiglie potrebbe essere bambini. Sì, cioè famiglie nel senso genitori e bambini, e anche scuole, capito, anche quindi c'è tutta anche una parte più relativa all'educazione, al bene comune, capito, tutta questa storia qui che mi piace un sacco. E associazioni, ti ho detto, vero? Sì, basta. Okay. Allora, questa roba qui che noi stiamo facendo in maniera generica, dove quei cittadini, nel momento in cui scegliamo di fare un lavoro, noi andremo a dettagliare quali sono quei cittadini di quel quartiere, cioè non con nome e cognome, le associazioni, quali associazioni noi andremo a coinvolgere, i commercianti, quali commercianti andremo a coinvolgere. Quindi adesso lo facciamo in maniera generale, ma poi domani entreremo proprio nel particolare. Questa è, diciamo, una domanda, la prossima, su cui dobbiamo essere un po' sinceri, nel senso, come incide la partecipazione, non che diventiamo tutti più bravi a differenziare la carta o a mangiare cibi sani, come incide la partecipazione nel senso che tu coinvolgi determinati soggetti e che cosa gli dici, che cosa gli chiedi, che cosa, cioè in che modo la partecipazione incide poi sui comportamenti, su determinate decisioni vedendola sui 100 scaloni si daranno delle risposte, vedendola su i laboratori e feste se ne danno altri, nel senso che avendo un focus specifico riesci a diciamo dare una risposta un pochino più strutturata e particolare. Dare una risposta di questo tipo su una cosa generale diventa più difficile, ovviamente, per cui provate a calarla su una roba vera, su una
provate a immaginarvi gli orti urbani come realmente, capito? Cioè con una, con non so, la realizzazione di un calendario di incontri, con cioè, attività vere che vengono fatte, non con la migliore consapevolezza della pace nel mondo, perché poi è difficile fare una valutazione su cose così grandi e generali. Per cui sui 100 scaloni come incide la partecipazione? Vuol dire che cosa la realizzazione di un percorso di partecipazione incide su gli attori che noi abbiamo individuato, sulla comunità in cui la vuoi realizzare, sul territorio, sulla vita delle persone proprio. Quindi in che modo? In che modo? Se penso a questo progetto, la prima cosa che mi viene in mente è del riattivare una rete tra i cittadini, capito? Una rete tra i cittadini e una fiducia cittadino-amministrazione, perché sento quanto è un luogo molto sentito, sento che è sentito. Quindi, cioè, oltre alla rivalutazione di un luogo storico, piuttosto che un nuovo collegamento tra città alta, città bassa, stazione, centro storico, cioè, penso proprio al senso di comunità che può portare un progetto del allora, genere. Però, secondo me, il fatto che c'è un percorso che riapri di collegamento tra due punti della città è sicuramente una delle risposte sì, più concrete concretamente, che sì, tu vendi, certo, al comune. Sì, sì. Capito? Sì, sì, sì. Cioè, voglio essere un po' no, no, brutale. Va bene, no, però no, no, il senso di comunità lo spieghi male. A volte. Mm-hmm. Mentre dare la possibilità a chi va a chi scende dalla stazione di fargli un marciapiedino che arriva davanti agli scaloni e ci metti delle strisce con degli specchi per evitare che tutti i giorni vengano spiaccicate 18 persone, quella roba lì ti crea sì, un passaggio. Ah, ma ne abbiamo un'altra di bambina qui. Ciao. Sono dei piccoli folletti loro. Sono dei piccoli folletti. Capito che cosa intendo? Quindi io ci metterei come prima cosa collegamento stazione, centro. Poi ci metterei riqualificazione di un luogo dismesso. Certo. E secondo me turisticamente, cioè non so, che è legato alla riqualificazione, però e al collegamento stazione centro, però secondo me può avere davvero un apporto di tipo economico, capito? Quindi incremento turismo. Però c'è anche
Oh, sì. Che può che siano anche sociali, che siano il chioschino per i giovani. Lo vuoi ridire? Ma non si sente se... No, non si sente, perché non si sente in telecamera, poi così anche per la vita. Quindi ridiciamolo. No, no, ma va bene, ormai va bene. Quindi nuovo luogo... Collegamento stazione-centro, riqualificazione luogo storico, senso di comunità, incremento turistico, nuovo luogo di aggregazione. Queste sono risposte a come incide la partecipazione. Avete capito meglio ora, facendo gli esempi, che tipo di domanda è? Anche sulla viabilità. Collegamento stazione centro, però te dici perché lo... Perché si potrebbe parcheggiare giù, fare un parcheggio giù in modo che non salgano su con le macchine nella zona intorno al centro, che quindi congestionano con il traffico. Ok, decongestionamento del traffico. Ok. Altre cose? Passami l'arte, invece, come incide la partecipazione? È perché si continuano a coltivare dei terreni, i proprietari sono più tranquilli. Io mi ricordo mia mamma che, oddio, adesso bisogna potare, chi va a potare? Bisogna dare lo zolfo, chi dà lo zolfo? Bisogna attaccare le vigne. Cioè, sicuramente è un senso di tranquillità per i proprietari. Cioè, si coltivano terreni che potenzialmente vengono... Che, diciamo, eh? No, c'è anche proprio una tensione, cioè io l'ho verificato, un mio amico che ha perso il padre, ci siamo sentiti due domeniche fa, perché lui diceva, ma come si fa adesso, no? Quando viene a mancare il padre in genere in una famiglia che è ancora giovane e che ancora continua a seguire le campagne, come si fa a seguire i lavori? Perché poi le madri, le mogli diventano ansiosissime e molto tese. Perché c'è il senso di un terreno che comunque è una proprietà che non viene coltivato, c'è un senso di sofferenza proprio nella famiglia. E allora secondo me potrebbe esserci, impatterebbe molto sui piccoli proprietari perché sarebbero molto più tranquilli, no? Sapere che c'è una cooperativa che si prende cura dei loro terreni, impatterebbe sui disoccupati perché potrebbero lavorare, si metterebbero in comune i mezzi, no? di lavoro, ad esempio, non ci sarebbe bisogno di procurarsi troppi mezzi perché si dovrebbero mettere in comune. Questa cosa aumenterebbe anche da capo le reti sociali, cioè se io ho il trattore non è necessario avere 10 trattori, se tutti mettiamo a disposizione i nostri mezzi non è necessario comprare altre cose. Sarebbe anche molto importante, tipo quello che dicevo all'inizio, far emergere le vecchie modalità di coltura, no? Quindi il compostaggio, evitare un eccessivo uso di diserbanti, insomma, chimica, quindi trasferire queste capacità, queste competenze, evitare di fare soltanto la bicoltura, perché noi prima avevamo sempre vigneto e uliveto. Quando il vigneto veniva tolto dopo che era troppo vecchio, si faceva per un paio di anni grano e pomodori per dargli il tempo di... e poi da capo vigneto. Però ad esempio non avevamo terreni con gli ortaggi, le verdure, e quindi incentivare anche questo tipo di coltivazione, gli ortaggi, le verdure, per accorciare la filiera, insomma, per avere anche un impatto ambientale più sostenibile su quello che mangi. Ok. Mappatura luoghi dismessi? Beh, in quel caso penso innanzitutto alla rivitalizzazione di
luoghi della città in disfacimento, quindi comunque in stato di degrado, di abbandono, o ampiamente sottoutilizzati, quindi sia il centro che il centro storico. Poi sicuramente la possibilità di decidere meglio e in modo più partecipato la destinazione d'uso dei contenitori e delle aree. Mm-hmm. Sì. Poi anche penso l'incremento del valore anche architettonico, immobiliare degli edifici e il ripopolamento dei due quartieri pure. E l'incremento dei flussi turistici. Lavoro anche di rete di rete di professionisti, forse. Sì. La creazione reti di co-working. Sì. Sì. Ok, laboratori del consumo consapevole. Ma creare nuova occupazione, perché comunque magari nell'oggetto non è espresso, però anche lì c'è il discorso del recupero dei terreni abbandonati, cioè tutto un, e quindi creare nuova occupazione in ambito agricolo. Specie tra i giovani che ora stanno un po' ritornando a queste come incide la partecipazione, cioè come la questo percorso partecipativo incide sulla società, sugli attori che tu hai ipotizzato prima. Brava, brava. Si vede che tu hai studiato all'estero. E poi mi viene da pensare, creazione di un nuovo mercato, come definirlo? Come si dice? Ma anche un pochino più specifico. Sì, prova a calarlo più su una roba che fai. Cioè, ad esempio, la creazione di una rete di questi soggetti, eh? Mm. Cioè, tipo, che tu metti in piedi questa cosa e alla fine, io mi auspico, sì, che alla fine di questo percorso tu riesca a mettere in piedi una rete di imprenditori agricoli, di ristoratori, di commercianti. Sì, sì, forse mi sembra così difficile che non lo dico neanche. Sì, sì, ma è questo uno dei miei sogni. Cioè, che proprio c'è, cioè, come un distretto urbano che si fa promotore tramite i ristoratori, l'agricoltore, la scuola, di questa nuova tipologia di consumo. Cioè, proprio, io immagino un distretto. Ok. Sì, la possiamo dire, però no, allora, nel senso, secondo me più tu riesci a immaginarti, quando fai una valutazione di questo tipo, riesci a immaginarti le cose più concrete,
che possono anche essere cose difficili, non è che devono essere cose facili. Possono essere anche una cosa che te dici, la pensi e dici vabbè, una cazzata pazzesca, non ci riuscirò mai, però scrivila, la scrivi e te la tieni lì, perché è la roba su cui tu devi lavorare, cioè è il tuo obiettivo. Io voglio fare, voglio arrivare lì. Se poi dopo un anno di lavoro sei arrivata almeno a mettere in contatto gli imprenditori agricoli con i ristoranti e ancora non hai fatto la rete della Madonna, va bene uguale, però diciamo te avevi quell'obiettivo lì, che non è creare la consapevolezza, ma è fare una rete di soggetti che metti a tavolino e li, diciamo, dai l'opportunità di essere parte di questo, di questa, di questo progetto. Quindi in questo senso devi, bisogna capire come incide la, la partecipazione. È ovvio che poi il fine ultimo è creare la consapevolezza e rendere il mondo migliore. Certo, però certo. Prima di arrivare al mondo migliore bisogna fare delle cose che ti rendono poi possibile questo. E vabbè, poi anche minore... Per cui, che ne so, organizzare i laboratori con le famiglie, cioè nelle scuole, come incide la partecipazione, incide nel momento in cui nelle scuole, che ne so, vengono organizzati giornate di sensibilizzazione per determinate, su queste tematiche. Se le associazioni di categoria fanno un opuscolo e lo distribuiscono ai commercianti e a quel punto c'è una ricaduta reale. O che le mense, sì, lo dicevamo, le mense scolastiche, le mense che scolastiche iniziano a... Cioè, noi in Toscana questa roba qui abbiamo iniziato a farla. E devo dire che adesso è normale che i genitori abbiano il menù biologico in casa. Se penso a che ho mangiato io alle elementari, dovrei essere morta. Ci arrivava della roba. Altro è biologico. Sì, sì, sì. Sì, ma rendimelo salute è giù. Generico, portalo giusto? Giù. Meno inquinamento perché meno intolleranze, magari. Sì, alimentazione più sana nelle scuole. Questo è come incide questo percorso. Anche un sostegno per quelli che lavorano la terra, per chi vive del lavoro della terra e vuole intraprendere un cammino per fare una produzione di cibo di qualità. Quindi se... Però questo percorso li porta a fare questo? Cioè tu con il percorso gli dai un sostegno? Diciamo che li faciliti? Se tu stimoli ad una consapevolezza, quindi... I genitori delle mense dei bambini dicono noi vogliamo per i nostri figli il cibo biologico possibilmente a chilometro zero, allora l'amministrazione fa dei patti con i contadini che lavorano la terra intorno a Ceglie o al paese per dire se voi mi date il cibo io ve lo compro e quindi magari attiva un meccanismo. Diciamo un attivatore di processi virtuosi. Ecco, sì. Sull'alimentazione. Sì. E la produzione del cibo di qualità. Ok, poi? L'utilizzo di fitofarmaci, cioè fitofarmaci.
siccome le terre qui in Puglia sono molto... Fitofarmaci sono... No, non fitofarmaci, fito... Farmaci rientra sempre. Bene, sono pronta. Sì, poi dopo scordati di lavorare con commercianti. Eh? Poi scordati di lavorare con i commercianti e con le associazioni di categoria. Però la Coldiretti potrebbe essere, far la filiera corta delle mense, la Coldiretti potrebbe avere tutto l'interesse per... Sì, sì, certo, no, no. Per promuovere un progetto come questo. Sì, nella Coldiretti c'è anche tanta gente che usa di tutto di più, per cui la Coldiretti non è che ti si può schierare... Ti può creare un tuo bacino di utenza, però non è che ti dici agli altri ora smettete tutti. No, certo. Ok, andiamo all'insù. All'insù. Allora, come incide la partecipazione? Una... questo forse è generico, però, e non so come dirlo, aiutatemi, una maggior consapevolezza del luogo dove si vive, della bellezza del luogo dove si vive, anche se in periferia, no? Quindi cambio del punto di vista, valorizzazione del luogo in cui vivono, sì. Sì, e anche di conseguenza maggior cura. Una responsabilizzazione rispetto agli spazi comuni, ai luoghi comuni. Perché questo? Beh, perché in qualche modo mi immagino che per un evento del genere tu sei incentivato come cittadino a pulire l'aiuola sotto casa perché appunto sta arrivando, viene il pubblico a vedere lo spettacolo e quindi come tu vuoi che casa tua sia pulita. Tu non sei incentivato a farlo. No, però tu se, tu fai un percorso che non è solo all'insù lo spettacolo fatto, organizzi ma anche delle è una scusa attività. Per okay. Lavorare su una responsabilizzazione sul bene comune, una presa di coscienza sul bene comune, sulla cura. Sulla cittadinanza attiva che va di moda. Poi come si può dire, è un lavoro sulle relazioni. Io se dovessi promuoverlo all'assessore della cultura del mio comune, gli farei un discorso più... sulla valorizzazione e la riqualificazione di luoghi poco vissuti e a rischio di degrado, capito? Sì, sì, esatto, sì. Sono d'accordo. No, però una riqualificazione dei luoghi a posto delle telecamere, no? Se tu responsabilizzi il cittadino sì. Sfruttare le paure, però promuoverle in maniera sana. La parola di moda delle amministrazioni è degrado. Degrado. Se si fa le cose contro il degrado. C'è anche l'aspetto legato al fatto che le persone diventano orgogliose del posto in cui vivono, mentre magari prima lo guardano con disprezzo, adesso acquisiscono un senso di orgoglio verso il posto in cui vivono. Sì, sta dentro valorizzazione del luogo in cui si vive, responsabilizzazione del bene comune, sì. Adesso. Senso di appartenenza. Anche questo va? Sì, questo va nel senso che sono tutte cose che arginano il degrado, arginano l'insicurezza, il malcontento, il rischio di
appunto delle periferie, di chiudersi e di rimanere isolate rispetto al resto della città. Cioè, i lavori sulle periferie sono molto interessanti, ma anche molto, di solito molto rischiosi, perché tu accendi un faro su un luogo che tendenzialmente ha soltanto delle magagne, per cui per un'amministrazione aprire una roba su un luogo che invece di solito è off limits, cioè lì la devi proprio motivare bene la cosa. E un'altra cosa secondo me è di creare delle relazioni fra le persone che vivono quel posto, quindi creare un senso di comunità, perché tutti quanti si devono mettere insieme per come dire, far sì che l'evento si possa realizzare, quindi chi mette a disposizione la propria casa, chi mette... Okay. E poi riflettevo, no, rispetto a questo progetto, alla domanda qual è il problema, quindi poi in realtà non abbiamo risposto, sempre a livello di periferie c'è sempre spesso una mancanza di stimoli culturali, perché non ci sono spazi dedicati alla cultura, quindi portare la cultura teatrale o il cineforum, qualsiasi altra cosa, sicuramente risponde a un bisogno. Esatto, no? Comunque questa cosa è fighissima, io la voglio fare a Firenze. No, è bellissimo, cioè, ha un impatto visivo, emozionale potentissimo. Ma voi avete uno spettacolo? Sì, sì, per quello dico è già pronto, è lì. Bisogna riuscire, cioè mentre tranquillamente le amministrazioni, perché costa uno spettacolo del genere, tranquillamente te lo finanziano rispetto al centro storico o rispetto ai palazzi storici, perché ce lo stanno finanziando un po' ovunque, bisogna riuscire a far finanziare la stessa cosa in periferia, per poter fare attraverso quella cosa lì un lavoro più profondo rispetto alle problematiche sociali, eccetera, no? Per cui capire come glielo puoi raccontare... Con Don Santoro, perché non mi chiamate Don Santoro? Cioè, l'idea è nata perché il lavoro che abbiamo fatto noi sul... Lui magari chiama qualcuno e sa... Vabbè, scusa. Il lavoro che abbiamo fatto noi sul quartiere partiva da un presupposto, cioè all'interno di uno spazio e le persone che vivono quello spazio ci sono già le potenzialità e i talenti perché quel luogo diventi migliore, non serve andarlo a prendere fuori. Quindi abbiamo fatto tutto un lavoro sulla fiducia, un lavoro sul sogno, un lavoro sui talenti personali, no? Per cui per una volta tendenzialmente chi abita in periferia si sente lo sfigato di turno, si sente che è tutto brutto. La passeggiata di quartiere, non abbiamo fatto la passeggiata per vedere cosa non funziona, ma per vedere cosa funziona. E su quello, no, i punti di luce che tu trovi nel buio periferico, allargarli. Quindi partendo da quella riflessione è la stessa cosa. Certo. No? Io cerco per una volta di focalizzarmi su cosa è bello in un luogo dove c'è del degrado e su quello poi vado a lavorare. Dopo che abbiamo fatto la festa dei talenti del quartiere è cambiato tutto. Cioè le persone si sono sentite importanti, che avevano qualcosa da dire e da dare, e da lì in poi è scattato un meccanismo per cui c'è stata partecipazione, no? Per cui partire da... Sì, perché hai fatto portare, anche un lavoro di costruzione della fiducia. Però hai lavorato sulla bellezza, che difficilmente si fa, di solito si fa sui limiti, no? Sì, sì, è vero. Mentre lavorare sulla bellezza, mettere il punto sulla bellezza, carica emotivamente le persone e quindi è molto più facile poi farle lavorare a un progetto comune, all'autocostruzione, chiederle di spendere il proprio tempo su una cosa. Quindi non so se ha un senso metterlo o come metterlo, però lavorare sulla bellezza credo sia molto importante, soprattutto in luoghi dove è difficile trovarla o è difficile vederla. Certo. Sarebbe bello fare anche un lavoro di fotografia su questo. Sì, infatti durante la passeggiata c'erano dei ragazzi, delle superiori, che fotografavano, gli abbiamo chiesto di fotografare le cose belle. Ah. Effettivamente il balcone fiorito, no? I punti belli, e poi abbiamo fatto una mostra sui è molto d'impatto per chi vive in quegli spazi. Finiamo le cose, orti urbani.
Allora, per gli orti urbani sicuramente c'è riqualificazione di spazi, ma soprattutto anche di persone, risorse umane. E poi il fine fondamentale sarebbe cercare di risvegliare una coscienza diversa rispetto a come occuparsi della terra e di come coltivare il cibo. E creare dei luoghi dove la gente si può incontrare. Questo mi sembra la cosa più da portare all'attenzione. Creare luoghi di aggregazione con trasferimento di competenze. E ovviamente la riqualificazione uso, perché è il fatto che tu usi dei luoghi che la maggior parte delle volte sono abbandonati. Poi il lavoro intergenerazionale piace tanto. Anche di l'autosostenibilità di un luogo, no? Perché se questi orti poi danno il cibo alle mense scolastiche, per esempio, come succede in molti progetti, come sta succedendo in molti progetti anche a Nord Italia, a Torino, per esempio. O alla casa degli anziani, no? Quello che viene prodotto in quegli orti tu puoi poi redistribuirlo, perché è tutto un discorso di sostenibilità, di autoproduzione. Sì, purtroppo le esperienze che funzionano meglio sono quelle dove si lavora meno insieme, ma ognuno c'ha il suo pezzettino. Io non ho studiato queste cose. Purtroppo il lavoro insieme funziona sempre poco, perché poi... Allora hai usato male quello, hai lasciato l'attrezzo male. Invece gli esempi dove funzionano, e funzionano nel Nord Italia, ma in moltissimo nei paesi, in Germania, in Inghilterra, funzionano dove interi appezzamenti vengono lottizzati praticamente e ognuno si prende cura di una parte. C'è l'utilizzo condiviso delle strumentazioni e di alcuni luoghi, e diciamo il vantaggio è che tu hai una terra coltivata, quindi mantenuta gratuitamente, e c'è un controllo sociale maggiore, c'è un incontro e quindi la creazione spontanea di luoghi di aggregazione e una sostenibilità, nel senso che poi le persone ci mangiano. E magari utilizzano le cose per... Ma per esempio rispetto a questo si rifletteva, no? Cioè, quanto può essere utile in un territorio molto agricolo come Celje Messapica, dove tutti, quasi tutti hanno la campagna, quindi si fanno l'orto per sé e probabilmente poco gli interessa di avere l'orto anche sotto casa, perché... ce l'hanno a 2 chilometri da Celje. Però un discorso del genere invece gestito attraverso cooperative sociali che poi veramente quello che producono lo danno, sì. Ok, le famose categorie svantaggiate, quindi non sono orti sociali, no? Ma sono orti sociali, potrebbe essere una declinazione di orto lei urbano. La parola dici. Sì, mi riallaccio a quello che dice Ilaria, che è vero, qui tutti, la maggior parte, hanno un pezzo di terra. Chi aveva un pezzo di terra e non aveva voglia di farsi più l'orto l'ha già venduto, però questi orti urbani vogliono in qualche maniera
segnare il passaggio da gli orti fatti con l'agricoltura convenzionale a orti fatti in una maniera più pulita. E quindi dire va bene, se si vuole distribuire alla cittadinanza si può fare, se c'è qualcuno che lo vuole fare, però assolutamente vietato l'uso di qualsiasi prodotto chimico. Beh, quella è diciamo una... Quindi ci sarebbe comunque una differenza. Certo. E siccome penso che la gente che non si è mai spinta fuori da Ceglie questa possibilità magari non la vede nemmeno, certo. E forse potrebbe essere utile affidare dei pezzi a delle associazioni che comunque ogni volta che guardo le associazioni di Ceglie hanno tutte all'interno un senso di ecologia. Quindi potrebbe essere che sì, usarli come allotment, ma darli a associazioni. E quindi se ne prende cura gruppi di gente che si incontrano e poi portano nell'orto certo. Altre persone che a loro interessano. La haccia. Siamo contro la haccia, però in questo caso. No, scusa, mi guardavo che ore era. Vai. Dimmi. No, e sto pensando in realtà. Allora, no. Riqualificazione di... No, che tu riqualifichi, no. Stai facendo una cosa al tesoro. No, di consapevolezza, stimolazione. Stimolo alla partecipazione. Poverina, scusami se non la sto male. Però se nel frattempo i 100 scaloni sono stati recuperati, la caccia al tesoro si può nascondere qualcosa pure là, nel gradino adottato dietro. Promozione dei processi partecipativi precedentemente realizzati. Quindi promozione del territorio, quindi si abbinerebbe bene al progetto all'insù, giusto? Per il culo. Certo che è una nuova forma di turismo. In che senso? Che secondo me può essere, cioè è un tipo, fai conto, Certaldo c'ha mercanzia, va bene, che è un evento che attira un botto di persone. Ma ti vuoi fare una caccia al tesoro? Non vuoi fare caccia un al evento? Tesoro ma è una caccia al tesoro artistica, cioè perché ci partecipano gli attori, oltre che le persone del posto, capito? Okay. Quindi sarebbe un evento per i cittadini, ma anche per i turisti, quindi... Guarda... Potresti attraverso la caccia al tesoro valorizzare le botteghe che stanno, perché la caccia al tesoro ti costringe ad andare a trovare il tuo corpo... Cioè, comunque... Vabbè, sta dentro la promozione del territorio questa, ragazzi. Promozione del territorio. Sì, esatta. Ok. Promozione e riscoperta del territorio. Cioè, fondamentale. Have fun. Ma guarda che questa è una cosa fighissima. Voi certo. Infatti.
Ma infatti potrebbe essere sovvenzionata dai commercianti, cioè una delle idee è quella di fare rete tra i commercianti, quindi per esempio la valorizzazione di un tipo di commercio. Allora la risposta a questa domanda è creazione di una rete di commercianti che si fanno promotori, sì. Capito? Sì. Torna? Certo. Guarda, è un'idea fighissima. Brava Angela, a me. Certo. È questo tipo di risposta che tu devi cercare. Okay. Non è la supercazzola della dello scappamento che stiamo sì. tutti più che ci si diverte. Bene, perché il divertimento è una cosa importantissima nella vita. Però è la metodologia che si utilizza. Esatto, cioè non è magari questa cosa. Sì, te li devi dire, io faccio questa roba, la faccio con dei metodi che poi ti dico, questa roba alla fine in questo territorio farà capitare questa roba, quest'altra roba qui. Sì. Quindi, te dici che vuoi fare una caccia al tesoro, quanto vuoi? 10.000 euro, poi una caccia al tesoro non gliela devi porre così, gli devi dire io voglio fare un lavoro di rete, di creazione di rete dei commercianti, per la valorizzazione e la promozione del territorio rispetto alle sue specificità, sia enogastronomiche che architettoniche, artistiche, e magari possibilmente farla in una nella creazione di una rete intercomunale, quindi con anche soggetti che potenzialmente possono essere legati al territorio per altri aspetti, perché che ne so, magari c'è un parco che racchiude più comuni, oppure c'è, non lo so, capito che cosa voglio dire? Certo, no, ma io immagino, cioè una cosa per esempio qui nei comuni della Valle d'Itria, immagina un turista che viene qui e sa che una settimana c'è una caccia al tesoro a Ceglie, dopo qualche giorno c'è a Ostuni, e si fa e scoprono. Bello. Comunque vi ricordo che siamo in streaming, cioè queste idee praticamente se le ritroveranno pronte già. No, scherzo. Ma magari. Scherzo, no, era una battuta assolutamente. Immagini il sito di Social Lab la prossima settimana. Sì, guarda, conoscendo le mie socie, se li propongo una certa sera mi fanno una risata proprio di averle di cuore. Va bene. Quindi, allora ricordatevi la caccia al tesoro che facciamo. Quindi, altre, come incide la partecipazione, oltre alla promozione e l'incremento turistico, la creazione di rete di commercianti e promotori, e i commercianti diventano promotori, per esempio, sti cittadini e famiglie, per ora è tutta una roba legata al turismo e... è anche un coinvolgimento del coinvolgimento dei cittadini per una riappropriarsi del territorio. Sì. Infatti questa cosa del teatro all'insù, secondo me, coinvolgere attori, cioè secondo me il fatto del coinvolgimento, per esempio, sì, di
fai un lavoro più ampio, cioè questo si può declinare in varie maniere, cioè può essere, esiste il format all'insù con gli attori professionisti prendi un po' di là, oppure se hai con gli attori professionisti prendi un po' di là, ma fai tutto un lavoro sulla comunità, la relazione, parlo, o addirittura fai tutto un lavoro sul laboratoriale con gli abitanti, quindi poi chi si affaccia dal balcone a raccontare magari la propria storia, che sarebbe ancora più bello, interessante. No, ma a parte quella parte... Sicuramente, e su questo già ce ne sono scritte tante, ma per dare una ricaduta sugli attori che tu hai indicato prima, tipo il teatro è un soggetto che portare la cultura, sì. È che la gente non va a teatro. Allora, se tu vai dalla fuori. Gente, forse sì, forse magari alla stagione dopo e crei una relazione forte, probabilmente alla stagione dopo questi vengono a teatro, perché ti conoscono, no? Esatto. Creare attività teatrali. Come hai messo? Promuovere attività teatrali. Esatto, sì. Teatrali, culturali, sì sì. Forza, caccia al tesoro. No, non lo so, chiedo a te. Promozione del territorio, promozione e riscoperta del territorio, incremento turistico, creazione della rete dei commercianti che si fanno promotori del processo, coinvolgimento dei cittadini per riappropriarsi degli spazi. Beh, può essere la creazione di una rete tra le varie associazioni culturali del territorio, anche qua, se vuoi coinvolgere gli attori piuttosto che gli artisti locali, piuttosto che i giocolieri, l'associazione dei giocolieri a Celle. E anche una responsabilizzazione dei cittadini su alcune grandi. Tipo? L'attenzione, forse il riflettore su alcuni luoghi. Però non direi che è proprio una diciamo un output la responsabilizzazione dei cittadini, magari più un creare attenzione su dei casi specifici che decidi quali sono. Sì, poi? Potrebbe essere l'occasione per veicolare attraverso il gioco dei messaggi più ampi, tipo sull'ecologia, sostenibilità. Ma in che senso? Cioè, nel senso tu fai... Tu... Cioè una cosa che secondo me uno deve provare a fare è non voler buttare tutto quello che piace. Sì, cioè le cose importanti devono avere anche dei luoghi, cioè nel senso in un progetto del genere ci vedo molto bene un focus su il lavoro sugli spazi, sullo spazio pubblico e quindi magari che ne so però è un lavoro non di laboratoriale dove te, che ne so, vuoi riqualificare uno spazio pubblico, quello è i 100 scaloni. Questo qui è più una sensibilizzazione su un territorio e lo vedo di più come, come modalità di promozione per la creazione di reti. Questo sì, perché in una roba del genere ci fai entrare tanti soggetti, ci fai entrare i commercianti, ci fai entrare le associazioni, ci fai entrare il comune, i commercianti che si occupano della riqualificazione della rete commerciale, le associazioni che fanno delle attività culturali, il comune che porta l'attenzione sui vari luoghi che hanno più o meno bisogno di essere segnalati perché magari appunto c'è un palazzo storico che non... Se dovessi fare oggi a Celle lo farei su Conta i 100 scaloni, cioè, e quanti sono? Le contati? Certo,
A me viene in mente... Non dormo stanotte. Ma come finisce vai 100 scaloni? Ma mi viene in mente che, così ragionando in maniera un po' più ampia, si potrebbe sviluppare questa caccia al tesoro in modo che proprio i cittadini preparano la caccia al tesoro per i turisti, cioè i cittadini si mettono insieme, scelgono quali sono i posti della città da far vedere, quindi una, come dire, una caccia al tesoro partecipata, nel senso che proprio la preparazione è partecipata. Certo, ma questa roba qui c'è qui dentro, cioè nel senso tu crei appunto creazione di rete degli attori del territorio, sono anche cittadini, se tu li metti insieme devi avere la capacità di metterli insieme e dargli, diciamo, un obiettivo di un certo tipo. Secondo me convinci di più i commercianti a fare una roba del genere, i cittadini li convinci relativamente a fare una caccia al tesoro per i turisti, casomai i cittadini li convinci a fare una caccia al tesoro perché, che ne so, organizzi una festa di paese con un motivo più legato a loro che ai turisti, perché magari i cittadini, almeno nella mia esperienza, sono un po' anche insofferenti rispetto ai turisti, no? Perché ci guadagnano un sacco, però gli rompono parecchio le scatole di solito d'estate, quando c'è tanti turisti, sporcano, ti occupano il parcheggio. No, non è così anche qui. Però sì, vabbè, però ci vivono di turismo, certi. Lo so. Però io mi immagino, mi scusa, pensato come lo leggessi. Io mi immagino tutta la parte prima, per esempio andando a fare le interviste ai cittadini per chiedergli quali sono secondo te i luoghi che faresti visitare a dei turisti, oppure quali sono secondo te i luoghi dei luoghi critici o da rivitalizzare, o capire quali sono secondo i cittadini le emergenze. Una papu, ma certo. Quindi al comune gli ritorna questo. Anche. Al comune gli ritorna che te fai un evento che crea attenzione, poi di avere la mappatura al comune. No, però al di là che tu gli devi presentare questo progetto, metti che una qualsiasi comune ti dice io ho bisogno di una mappatura degli spazi, tu puoi usare questa idea per fare una mappatura in maniera diversa dalla solita interviste telefoniche o intervista porta a porta, o so, cioè... Voglio dire, al di là che questo potrebbe essere il progetto che tu presenti all'amministrazione, può essere parte di un percorso partecipativo. Assolutamente. Anzi, forse lo vedo quasi secondo più parte di un percorso, puoi, no? Come dire, auspicare di trovare un gruppo di persone che, coinvolgendole in quella prima fase, te le porti dietro. E magari sono 4-5 casalinghe che... ti fanno i biscotti per fare la caccia al tesoro e che magari si prendono 5 minuti di gloria alla presentazione del percorso, i ragazzini che magari li fai fare delle attività di gioco per strada, cioè associazioni prevalentemente. Sì, sì, mi immagino che potrebbe essere un buon modo per lanciare un processo partecipativo. Comunque è una cosa fighissima. Allora, abbiamo meno una mezz'oretta per provare, anche se diciamo che questa domanda qui non è particolarmente fattibile sui processi, su questo tipo di processi, però in qualche modo vuole cercare di capire, oltre a che tipo di effetti ha sul tessuto sociale, anche dal punto di vista della decisione, cioè i 100 scaloni vengono riqualificati e bisogna capire, diciamo, il comune che tipo di ritorno ha anche, o amministrativo.
Sì, più a livello amministrativo, però vediamo se avevo fatto degli esempi. Sì, è più legato al committente, capito? Cioè è più legata a chi questo tipo di percorso, perché si parte dal presupposto che diciamo, la maggior parte dei percorsi viene fatta sulla richiesta di un, cioè ti viene fatta sulla richiesta di un come si dice, esplicitazione di un bisogno da parte di un committente che ti dice voglio coinvolgere i cittadini per capire cosa ne pensano di determinate cose, ok? Per la maggior parte dei percorsi la partecipazione serve a questo, serve a coinvolgere i cittadini per prendere decisioni migliori e più condivise, ok? In questo caso allora si cerca di capire come la decisione finale che viene presa dall'amministrazione l'esito del percorso impatta sulla decisione finale dell'amministrazione. Su questo tipo di percorsi, della maggior parte di questi che avete indicato, diciamo che non emerge da una richiesta di discussione con la cittadinanza per prendere una decisione migliore, ma viene da una vostra, in qualche modo, sensibilità a voler affrontare dei temi che dal vostro punto di vista sarebbe importante condividere con le persone per creare degli effetti sulla società. Quindi la decisione alla fine non la prende nessuno in questo senso. Quindi diciamo la possiamo anche saltare questa cosa. Proviamo a fare un'altra domanda invece, che come incide sulle decisioni. Proviamo a fare una domanda sulla sostenibilità. No, sostenibilità economica sì anche, però la farei più sulla sostenibilità del mantenere un certo tipo di percorso, perché voi avete fatto tutti i percorsi, avete indicato tutti i percorsi che prevedono un mantenimento. Quindi si fa la riqualificazione di 100 scaloni, si fanno delle attività fighissime, eccetera, ma questa roba quanto dura? Chi la gestisce? Come si fa? Il passami l'arte è uguale, fai un lavoro di creazione di rete di soggetti che fanno un certo tipo di attività, ma come funziona l'organizzazione? È possibile farla avanti? Quindi fare un lavoro sulla sostenibilità è molto importante per creare anche a parte farsi dare un po' di soldi, perché appunto alla fine è quello importante, ma poi anche proprio per aumentare il bisogno di quella cosa lì, perché tu dici io faccio una cosa che dura 3 mesi, tipo la caccia al tesoro per esempio, puoi farla spot, la puoi fare una volta, però con gli esiti di questa caccia al tesoro magari riesci a fare qualcos'altro, riesci a lasciare la creazione di una rete di commercianti che poi successivamente si auto-organizzano per fare questo, questo e quest'altro. Quindi una cosa del genere comunque sia ce la vedo. Quindi questa cosa, questa domanda qui la farei su, cioè la farei comunque sia di prevedere una riflessione sulla sostenibilità. Cioè, quindi tu intendi una sostenibilità a lungo termine. Che cosa succede, che tipo di impatto avrà dopo la fine dell'evento in sé? Sì, cioè, rispetto al video che vi ho fatto vedere, secondo me il percorso partecipativo è stato, diciamo,
ha innescato un processo che ha reso possibile a una comunità che prima era disgregata e disorganizzata di organizzarsi per fare delle cose che manco ci immaginavamo, che quando si andava via che si faceva una scuola di italiano per stranieri, cioè io non ci avevo mai pensato. Quindi diciamo è un effetto improvviso. Non previsto. Non previsto. In questo caso invece tu ci chiedi di prevedere quali sono i possibili effetti collaterali. No, non solo quali sono i problemi, ma se secondo voi è un percorso che ha una sua sostenibilità nel tempo. Sì. Cioè tu vuoi riqualificare gli scaloni. Come fai a fare in modo che questi scaloni, appena sono riqualificati, dopo 3 mesi non ci sia l'erba alta così e le panchine divelte? Devi fare qualcosa. No? Una bella telecamera. È molto semplice, una bella telecamera che controlla gli atti di vandalismo. No, se c'è il bar della monta ubriaca, invece ci va gente, quindi automaticamente c'è passaggio. Porta un sacco di birra. E metto il passaggio. Quindi diciamo che per avere una sostenibilità nel tempo devi creare delle attività di aggregazione. E delle associazioni, e dei gruppi che possano portare queste attività. Oh, vai. Ripeto sinteticamente, se riusciamo ad avere in comodato d'uso la casa vicino alla strada dove doveva nascere un piccolo biobar con angolo di lettura, c'è anche una terrazza dove si possono... Ma secondo voi Accelli il biobar funziona? Ma poi vabbè, poi diventi, devi essere no, flessibile. Ma io scusami, faccio la... L'aperitivo alla terrazza. La casa del diavolo. C'è una pizzeria da poco che inizia a fare pizze con... Alla pizzeria potete andare a mangiare la pizza fatta con la farina di canapa e che è sempre strapiena, gli finisce la pasta, l'impasto con la canapa dopo poco. C'è voglia. Poi ci sono tante persone che sono venute a vivere a Ceglie da fuori. Ma secondo me ci sarebbe un... Questa è una cosa che nella pianificazione, ora quando ti occupi di processi partecipativi questa domanda non te la fai perché non pensi a dover lavorare in un posto per sempre, però secondo me se voi avete intenzione di organizzare delle attività sul territorio per animare il territorio, creare dei luoghi di aggregazione, un po' di... diciamo di ascolto attivo sul territorio lo dovete fare. Ad esempio secondo me se ci fosse un meccanismo di regolamentazione tipo quello che sta proponendo l'APSUS adesso,
lì si potrebbe fare per gli scaloni un patto con i cittadini, cioè che tu affidi ai cittadini la cura di quello spazio facendo un patto appunto di determinato nel tempo. Luogo, no? Di volta in volta customizzi tu il luogo dove vuoi andare a intervenire, poi il comune una volta che ratifica il regolamento, gli scaloni può essere per dire infatti, qualsiasi altro luogo di prevedere tipo degli incontri con soggetti come l'Absus è interessante, anche solo perché tipo nel patto per l'Italia di Renzi c'è una ci sono degli incentivi per chi fa questo tipo di attività, cioè per chi si prende cura degli spazi, sì, pubblici. Ma infatti ci sono vari comuni che stanno lavorando, anche a Bari so che avevano in cantiere l'approvazione del regolamento, a Taranto pure con una rete di associazione stavamo ragionando sull'opportunità di lavorare in quel senso. Penso che una cosa... Beh, se tutto intorno agli scaloni si fanno gli orti urbani, alla fine diventa un luogo vissuto e si automantiene, perché c'è vita intorno. C'è vita attorno. Sì. Ma l'idea vostra o è, cioè nel senso voi ne avete avete provato a fare un po' di indagine? No. Veramente il comune sta creando degli orti proprio vicino ai 100 scaloni. Sì, sì, sono orti. Stanno facendo degli orti urbani in collaborazione con le scuole, diventeranno in collaborazione con le scuole, che sono molto vicini. Ma lì sotto dove dicevi dell'anfiteatro? No, le scuole. Vicino al centro, sì, lì. Tu l'hai vista? Vabbè. No, lei mi aveva detto che volevano fare un anfiteatro. No, l'anfiteatro in realtà ha detto che sarà una cosa piccolissima, 3 scaloni, 100 scaloni. Ce l'avete già gli scaloni? Sì. Sì, 3 gradoni, diciamo così, ma per fare delle cose piccole, non sarà l'anfiteatro. Infatti, vedendo tutto quel buco, immaginavo un mega anfiteatro greco, romano. Invece l'anfiteatro no, più che altro mi sembra orti in collaborazione. Sì. Vabbè, insomma, quindi... Sì. Quindi questo è così. Passami l'arte, qual è la sostenibilità? Come si crea la sostenibilità? Poi si apre anche un negozio per vendere. Quando facciamo i percorsi partecipativi o i cittadini, cioè, la cooperativa esce sempre. E si fa lavorare un po' di questi giovani, si fa una cooperativa. Questi giovani si indica che si strappano i capelli per andare a lavorare negli orti. Proprio. Niente. Però insomma, una bella cooperativa si fa. Poi magari si apre anche, siccome ci si iscrive anche alla Coldiretti e la Coldiretti ti permette di avere il tuo banco per vendere direttamente, non hai bisogno di pagare tasse se sei un coltivatore diretto, e quindi metti il tuo banco alla piazza, alla strada, dipende, per vendere direttamente. Banco Coldiretti, così mi piace, un bel banco della Coldiretti. Oh, bio. E poi si cerca di soddisfare... Si fanno i contatti con ad esempio c'è la scuola materna da noi dove c'è la mensa, si portano le nostre cose lì, accordo con la scuola in modo che alla mensa, cibo sano, entriamo in collaborazione sia con Angela che con Francesca. Siete pronti? Anche sì, voi. Sì, no, ma lo dobbiamo fare veramente, perché c'è questo mio amico, proprio mi ha chiamato e siamo stati 2 ore al bar l'altro giorno a capire come fare. Abbiamo incontrato Minervini a Pulsano e lui l'ha chiesto pure a Minervini, ma possiamo fare una cosa nei terreni privati? Perché con i pubblici già lo stanno facendo, da affidare i terreni pubblici della regione. C'è stato un bando, gente che si è iscritta e stanno affidando dei terreni demaniali a giovani, uomini e donne, e la cosa che aveva molto colpito era che c'era il 50% erano donne che hanno chiesto l'attribuzione di questi terreni per fare viticoltura o altre cose.
però ad esempio riunendo i terreni privati è la prima volta che, perché è un problema che si sta ponendo. Io è proprio un problema. Lei ha fatto questo laboratorio un po' di anni fa al, vicino nella zona dell'Eccese, con questi ragazzi che hanno questa associazione, credo sia, che si chiama Laboratorio Urbano Aperto, e che fanno questa attività nel, che si chiama Il Padule che Vorremmo, in questo, a San Cassiano, lo conoscete San Cassiano, è un piccolo paesino, e in una sorta di unione dei comuni che hanno questa, che diciamo sono tutti ai margini di questo grandissimo padule, fanno questa attività. E uno dei problemi che emergeva fortissimo era questo, cioè che i terreni sono spezzettati e vengono, cioè questa, gli accorpamenti vengono fatti male, per cui poi ci sono dei problemi di gestione, insomma, e questo era un tema importante. Anche loro parlavano di consorzi. Riguardo a questo argomento, mappatura dei fondi dei luoghi dismessi, come lo rendiamo sostenibile? Lorenzo, posso dire una cosa? Scusami, prego. Che riguardo a questa cosa qui di gestire non solo terreni pubblici dismessi ma anche quelli privati, la Regione Toscana ha istituito la Banca della Terra, quindi vacci a vedere, e insomma sembra abbastanza democratica come cosa, un bel progetto, però quando sono stata in Emilia Romagna ho chiesto a gente che comunque sa, di persone che hanno vinto questi bandi, dicono che alla fine comunque chi riceve questi terreni è vincolato a vendere i propri prodotti a chi dicono loro. Quindi come idea è molto bella, però non so fino alla fine. Bisogna guardarci proprio dentro a tutta sta cosa. Questo è figo, questo manifesto è bellissimo. Cioè, è stato bravissimo. Questo qui è meraviglioso. Mappatura ai fondi dismessi, come lo rendiamo sostenibile? Come si dice, gli auto. Ma forse per un progetto del genere, cioè, sei competente in questo caso politico, l'amministrazione, che io non ho ancora Ilaria. Cioè, mi viene ad immaginare che se un committente ti chiede una mappatura è perché ha un fine, cioè, quindi forse bisogna chiedere al committente perché ti interessa la mappatura, forse perché vuoi recuperare degli spazi, forse perché li vuoi rivendere, non lo so. Cioè. Tu perché vuoi fare... Allora, dargli cosa? Favorire l'affidamento, cioè dopo averli recuperati, cioè l'obiettivo sarebbe recuperarli per farli riusare, perché altrimenti vanno di nuovo in disfacimento, quindi riusarli. Ma affidandoli... Sì, riuso gli spazi. Come? Di contenitori, affidandoli a artigiani, start-up, e, insomma, associazioni, cittadini, quindi per varie attività culturali, imprenditoriali, associative, luoghi di aggregazione. Diciamo che uno deve trovare un accordo anche per... le modalità di... Ovviamente sì. Perché è difficile, sì, beh, quelli pubblici, a un proprietario di affittare... No, però esistono degli strumenti, insomma, anche di ristrutturazione mistica che favoriscono, per esempio, il privato che investe, che ha un tornaconto, ovviamente, e poi può, per esempio, darlo in affidamento, in fitto a un'impresa che ne fa la sede dell'azienda o di un... Per esempio da noi c'è un piccolo gruppo di artigiani che si è consorziato, ha preso in affitto un locale nel borgo e adesso stanno lentamente iniziando a riproporre alcune attività che si stavano un attimino perdendo, tipo il lavoro di l'incisione a pirografia sul legno, il lavoro del cuoio, il lavoro di oggettistica in stoffa, per esempio. Quindi l'idea sarebbe un po' questa, ecco. Comunque l'obiettivo primario sarebbe recuperare gli spazi e riusarli. Ok. Se
Secondo me questa cosa è importante anche per farci ritornare proprio i cittadini, perché voglio dire, le agenzie di housing sociale, quelle serie che insomma hanno avuto luogo al nord, perché da noi l'housing sociale è solo lottizzo un nuovo quartiere, faccio le case e poi le faccio vendere a metà dal costruttore e in parte dal comune come graduatoria, no? Per cui proprio un'idea assolutamente sbagliata di housing sociale. Però in altre realtà, tipo mi ricordo quando ho fatto un seminario con lo SPRAR, perché lavoro con lo SPRAR, parlavano di Padova oppure l'Emilia Romagna, si fa il monitoraggio delle case sfitte, si va dai proprietari e si dice noi lo ristrutturiamo, perché magari si investe un minimo di denaro con l'autoristrutturazione, coinvolgendo anche chi non ha la casa, no? I migranti, e si mette a disposizione per 10 anni con il canone bloccato, insomma, agevolato. Ma anche far tornare i cittadini, perché ad esempio a Taranto non c'è solo la città vecchia, c'è anche il borgo che ormai è abitato da stranieri, però sta diventando un luogo chiuso da capo, abbandonato, un ghetto sta diventando. Sono, cioè via Mazzini, via Principe Amedeo, in parte anche via Anfiteatro adesso sono molto impoverite di attività commerciali rispetto a come erano per esempio 20-25 anni fa, quindi comunque se te vuoi fare questa cosa veramente prova a sentire. Ma noi avevamo già avviato una la hub, sì. Chiama. Noi in realtà avevamo preso già contatti, però si sono un attimino arenati, diciamo così, adesso dobbiamo capire un po' se perseverare su quella linea. Perché loro fanno se proprio un'attività di mappatura. Esatto, sì, infatti abbiamo visto in parte che su Taranto avevano fatto una ricognizione molto superficiale, perché avevano avuto anche loro qualche problemino di relazione con l'amministrazione locale, però l'idea nostra rimane, quindi se non riusciamo a proseguire tramite loro ci attiveremo comunque in modo autonomo, ecco. E comunque magari... No, però è troppo... Cioè, nel senso, però, secondo me, se ci sono delle realtà qua sul territorio che fanno questa cosa, a prescindere... Sì, il problema è che se riuscire a dialogare con queste realtà, anche se ci sono, però diventa complicato, allora uno persevera fino a un certo punto, poi se questo perseverare ti deve fermare, non ha molto senso, quindi... Chiaramente valuteremo anche su Matera, perché anche Casa Netura, l'Alea Matera, si è molto attivata, quindi vedremo. Finiamo? Oh, io faccio fatica a stare in queste caselle, non so perché, se perché sono stanca, però faccio fatica. Fai fatica perché non trovi qualcosa che ti possa rendere sostenibile il tuo progetto? No. Perché la risposta prima che mi viene è che cominciano ad avere tutti da guadagnare, nel senso, comincio a sognare, come dico io, nel senso i ristoratori cominciano a promuovere questo nuovo tipo di... Infatti è sulla sostenibilità è la creazione e l'attivazione di una rete di soggetti autonomi. Cioè per te, per questo progetto qui, quello che lo rende poi, diciamo, che rende possibile vivere di vita propria, è che tu dai gli strumenti a dei soggetti che poi proseguono questo lavoro autonomamente. E quindi tu hai attivato le scuole, hai attivato i ristoratori, i commercianti, le associazioni di categoria, gli imprenditori agricoli, li dai... li crei proprio magari anche una piattaforma, che non so, qualcosa che li leghi in qualche modo a questo progetto, e poi cioè, loro continuano da soli. E quindi che cosa ci devo scrivere? Cioè, ci scriviamo che l'attivazione e la creazione di una rete di soggetti che poi portano avanti la loro attività. Semplice. Cioè, quello che devi fare è dargli gli strumenti e lavorare in modo che loro riescano a portare avanti questa cosa. Per esempio,
Questa cosa qui mi sembra molto da GAS, da gruppi di acquisto solidale. Sì, sì. Che in qualche modo, il problema è che i GAS non hanno, stanno morendo, o almeno in... Ah, sì? Stanno morendo perché la gente è stressata, non ha più un lavoro e non ha tempo di stare dietro alla salute degli alimenti, a volontariato e a prendere contatti con... gli agricoltori e a fare il lavoro per gli altri e non c'è un grande, come dire, scambio, cioè alla fine ultimamente è molto semplice trovare qualcuno che ti vende prodotti buoni al mercato, per cui se hai un certo tipo di sensibilità te la puoi cavare senza stare a tenere su un gruppo di persone che tutte le settimane devono fare la riunione e che devono andare a fare la visita all'azienda agricola. È un fenomeno che abbiamo studiato, fra le altre cose, perché noi avevamo un progetto in questo senso, e che è in calo, okay? Perché c'è meno disponibilità da parte delle persone. C'è stato un momento 10 anni fa in cui il bio e l'organico erano sconosciuti, tutti lo volevano ma era inaccessibile, per cui la gente si è costituita a gruppo, ha iniziato a prendere contatti con le aziende agricole e se l'è fatta autonomamente questa cosa. In Toscana? Una cosa che avete fatto, una ricerca che avete fatto in Toscana? Sì, in Toscana. Però i gruppi di acquisto sono in tutta Italia. Cioè, ah, questo lo so, che sia in calo. Non è così qui, perché noi avevamo sto chiedendo perché qui secondo me siamo ancora un po', cioè siamo davvero, allora mi sembra, perché io sono ritornata in Puglia da qualche mese e che ancora si deve innestare una, cioè non una c'è rete. Questa cultura ancora? No, non c'è, almeno ditemi voi, non so se è... io so c'è questa cultura, un po' di amici che siccome mandavano i figli alla scuola staneriana, allora la scuola staneriana di Manduria, arrivavano altri amici di Copertino che producevano, sì, allora facevano il gas, ma un gas così, un gruppo piccolo, però c'è, sì, voglio dire, in piccoli in gruppi, ma c'è stata, forse in questo momento anche qua sta calando, forse, perché... Cioè, diciamo che questa casella qui è la casella del... dare una buona motivazione alle persone che tu vuoi coinvolgere nel tuo percorso partecipativo di continuare questa roba nel tempo, perché tu non puoi restare, a meno che tu non organizzi un'associazione che fa questo e vieni pagata e trovi il modo di essere pagata da quei soggetti lì. Non è che l'amministrazione, piuttosto che l'Europa, piuttosto che la regione o qualsiasi altra organizzazione ti paga vita natural durante per occuparti di quei temi lì. Per cui o trovi il modo di creare un servizio che diventa interessante e indispensabile per quei soggetti lì che tu attivi e usi in maniera buona per questo progetto, oppure devi dare a loro gli strumenti, devi far crescere dentro di loro il bisogno di continuare questo tipo di progetto e dare a loro gli strumenti per poterlo fare. Capito? Quindi questo è. Quindi in questo senso io qui ci metterei la creazione e l'attivazione di una rete di soggetti che lo devi fare poi, oppure l'organizzazione di un soggetto che diciamo diventa il coordinatore di queste attività e che diciamo viene sostenuto da una parte dei ricavi di questa attività. Ci vuoi pensare, se vuoi? Sì, perché cioè, mi viene difficile pensare che possa... C'è un punto fondamentale, il prodotto in genere costa di più, il prodotto fatto in questo modo, e se...
Ancora non mi sono sciolta il dubbio sul reale vantaggio che ci sia, cioè abbattere il discorso economico, perché altrimenti la gente non, secondo me, non riesce a, se non sperimenta, e c'è sempre questo, no, davanti il fatto che almeno il 20% in più ti viene a costare questo, il prodotto bio, al di là del discorso che la gente oggi spende di più per altre cose rispetto a prima, che la gran parte, però è ancora fra le cose su cui le persone spendono, per cui quello lo vedo sì meno. Ma se lo fanno, lo fanno, però cioè le famiglie che hanno figli non vanno a spendere sul biologico. Io vedo intorno a me, quando provo a parlare di queste cose, dico vabbè, però costa di più, io non ci vado. Cioè, non, se uno non sa a monte che fa bene, io mi ci sono messa perché per la prima volta ho avuto dei problemi di salute, per cui ho dovuto, e lì ho capito che caspita, cioè il mio corpo è fatto per una cosa del genere, per un tipo di alimentazione del genere, però costa di più, ora per me è diventato un valore. Però per le persone che magari non, ecco perché prima partivo dalla salute, cioè questo discorso economico che impatta e che mi, francamente, mi viene difficile. O c'è volontà, cioè consapevolezza, o se no che vantaggio ne ha un ristoratore di venire a comprare della frutta da me per fare il prodotto? Ci sono delle nicchie di mercato. Ora su questa roba qui tu devi fare un'analisi, infatti, ecco perché io vedo che ci sarebbe tanta roba da prendere in considerazione, è per questo che mi viene difficile. Allora, noi siamo partite da organizzare laboratori e feste sul consumo consapevole, ora stiamo mettendo su un'azienda che si occupa di... Esatto. Perché in realtà è quello che c'è a monte, capito? Lì poi è tutto azzurro piccolo, perché... Però scusami, il laboratorio, microfono, lei mi serve. Aiutano a fare formazione su mangiare in un certo modo, cioè manca una cultura da mangiare in un certo modo, tu definitivamente lavori prima su quello, è tutto un progetto su... con la scuola, eccetera, poi da lì parti per allargare e quindi... Sì, in realtà il appunto... progetto, quello che tu hai detto è proprio sui laboratori, su mangiare... Sì, l'ho messa così per non parlare dei massimi sistemi, diciamo, però, sì, però in realtà è un massimo, per senso. Me il senso, cioè io proprio il mio sogno è il distretto, nel senso che c'è consapevolezza diffusa a partire dagli operatori commerciali, scuole, amministrazioni e via dicendo. Sì, è che secondo me tu non devi partire dal presupposto che la consapevolezza sia l'obiettivo ultimo. L'obiettivo potrebbe anche essere farli capire che dal punto di vista economico esiste una nicchia di mercato che invece è disponibile a spendere. Esatto. Però ecco, sulla cioè, nicchie di mercato. Sì, in questo caso, ora, noi non stiamo costruendo un'attività economica di quel tipo lì. Adesso noi stiamo parlando di una tipologia di attività che prevede il coinvolgimento delle persone per aumentare la consapevolezza e creare diciamo una possibile domanda su un tema. Cioè siamo sempre all'interno di percorsi partecipativi, cioè non siamo all'interno di creazione di categorie merceologiche, o capito? Cioè noi siamo partiti dicendo definiamo un percorso partecipativo e tu dici io voglio organizzare attraverso la partecipazione aiutare a aumentare la consapevolezza e un certo tipo di sensibilizzazione, questo, quindi dobbiamo stare in questa roba qui. Se... prego. Ok, a me veniva da dire, visto che parliamo di laboratori, feste, attività per creare sensibilità, allora mi verrebbe da dire l'obiettivo è creare una scuola permanente, però visto che questo non è tanto facile da realizzare e supponendo che tramite questi laboratori e feste ci sia gente che poi alla fine provi che
è ragionevole e è vantaggioso per la propria salute di mangiare cibo sano, cercare di coinvolgere le persone che ne hanno provato l'evidenza, di mettersi insieme e creare un'associazione che continua a fare a battersi, a muoversi per portare il proprio esempio e per coinvolgere sempre più persone. Cioè è come un contagio. Un acquisto solidale che non si ferma all'acquisto, ma si occupa della sensibilizzazione e della divulgazione. Sì, che non rimanga nelle mani tue, ma incoraggiare quelli che tu hai a tua volta sensibilizzato a farlo come un meccanismo a cascata. Perché se loro l'hanno sperimentato, beh, allora ne vale la pena continuare. Messo creare la rete di soggetti economici diciamo, per il fatto che tu comunque sia coinvolgi delle persone e poi la creazione di un gruppo di attori volontari per la diffusione delle buone pratiche e l'organizzazione di attività laboratoriali. Per adesso mettiamo questo. Andiamo avanti? All'insù. Per me è un po' come la caccia al tesoro, nel senso che sono due azioni che io vedo molto bene come partenza di processi partecipativi, nel senso che il più grosso, come dire, probabilmente quello che si portano dietro due azioni del genere è proprio far partecipare nel momento in cui accendi l'entusiasmo nelle persone, le conosci, crei una relazione, poi è facilissimo. Quindi creazione di un non so se vogliamo chiamare anche qui di rete, cioè di un bisogno proprio del coinvolgimento e sì. Quindi di un bisogno di partecipare. Sì, questo cioè, sì, in qualche modo. Sì, certo. Poi appunto se giochi, quando lavori sulla relazione, la sostenibilità rispetto a questa cosa è che crei delle relazioni che nel futuro possono portare dei frutti, un po' come quello che è successo nel vostro video, no? Metti in rete, metti in relazione dei cittadini, delle persone e da qui è chiaro che è difficile capire cosa può nascere, però sicuramente possono nascere dei comitati, se prima non c'erano di quartiere, che organizzano altre feste o che si prendono cura del verde pubblico piuttosto che... Attive, sì. Cioè crei tutta... Che passano come da, dire, da passività a un'attività. Esatto, crei delle... occasioni virtuose di cittadinanza attiva, di... Ok. Risvegli un interesse culturale, visto che sì, stiamo parlando diciamo di teatro. È un innescatore, e quindi, è un progetto innescatore. Di che innesca. Lancia dei semi che poi sicuramente se prendono, perché non è detto che prendono, possono portare tutti dei meccanismi virtuosi, anche un... Certo. Come dire, crei un bisogno culturale nelle persone dove prima non c'era. Cioè, queste okay. persone si sono divertite, sono state bene, hanno voglia di continuare a andare a teatro o di... Ok, anche la caccia al tesoro. Sì, sono molto simili, no? Come meccanismi. Lavorano sui meccanismi della relazione. Ok, gli orti urbani invece come sono sostenibili? Sono sostenibili perché si crea cibo.
Quindi il cibo che viene fuori potrebbe essere utilizzato per sostenere chi coltiva quel pezzettino di terra, che se sono le associazioni potrebbero essere alimenti utilizzati per le loro attività aperte al pubblico, a loro stessi. E poi anche l'aspetto sociale, se si crea un calendario durante il quale si dà l'accesso alle scuole più che a gruppi che si occupano di persone svantaggiate, allora quel posto deve essere mantenuto. Quindi un calendario di eventi aperto alla comunità, sì, a tutta la comunità. Sì. Che quindi diciamo che diventa un luogo di aggregazione. Sì. Ok. E infine la caccia al tesoro? È molto simile a tutte le cose che ha detto Ilaria, non mi vengono in mente cose differenti, cioè... Sei stanca. Sì, sono stanca, è vero. Però... Tutti cioè, siamo stanca. In più forse può essere più accentuato rispetto alla parte... Mentre in quello del teatro è accentuato sulla parte culturale, qui può essere accentuato sulla parte produttiva, turistica, commerciale. Sì. Certo. Cioè, se tu crei un festival invece che nel centro storico, il festival delle periferie, probabilmente hai anche tutto un meccanismo dei piccoli commercianti che... Certo, ma questo lo puoi fare ovunque, sì. Nel senso, e poi alla fine però, diciamo, dove lo attivi crei questo effetto. Ok, mi sembra che abbiamo lavorato moltissimo, e anche molto bene, e quindi propongo di domani mattina la prima cosa che facciamo è capiamo su cosa lavoriamo. A posto? Siete soddisfatti? Quindi non lavoreremo sulle cose. Ma domani mi avevi detto che non c'era. Va bene, e allora alla prossima. Facci sapere come va. Nel caso comunque... Come mi ci risentiamo. A voglia. Se noi abbiamo questa difficoltà di proprio di mantenimento, diciamo così, della frequentazione della coppia con un progetto analogo che già esiste, che però non è nulla. Non c'è internet? No. Perché è... No, magari me le mandi. Te le puoi mandare? Sì, sì. C'hai il tuo contatto? Certo, le possiamo... No, ma quello di qua, no, te dici? No, però noi in realtà non cioè noi abbiamo fatto questa attività di
non abbiamo fatto un'attività di mappatura, noi abbiamo fatto la mappatura nel senso che i comuni che ci hanno contattato hanno fatto una ricognizione dei fondi sfitti e dei proprietari che erano interessati a darli a questo progetto, che prevedeva poi la realizzazione di un bando per soggetti tipo artigianato, makers, commercianti, cose che poi si inserivano in questi fondi per un evento di 3 giorni, ma che poi potevano rimanere per un tempo di 1 mese all'incirca, se non qualcosa di più. Questo crea, diciamo, la possibilità di riattivare una situazione di degrado, di depressione di un certo urbano, e di riattivare dei contatti fra proprietari e amministrazioni e capire se poi esiste la possibilità di trovare delle soluzioni di affitto agofilato per sì, però, tassi agevolati, sì. Condizioni agevolati. Grazie. 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 Grazie.